E per realizzare la tanto attesa rotatoria sulla statale Aurelia alle curve di Motrone. Sentiamo. La rotatoria sulla via Aurelia alle curve di Motrone si farà, lo ha deciso la giunta comunale di Pietrasanta, che ha deliberato un atto di indirizzo che dà mandato agli uffici lavori pubblici di avviare l'iter di progettazione dell'infrastruttura, attesa da moltissimi anni. Un'opera necessaria per la sicurezza stradale di quel tratto della statale, spesso teatro di incidenti, richiesta dai cittadini attraverso migliaia di firme raccolte. La rotonda non era stata inserita nel piano triennale delle opere pubbliche approvato a dicembre, un'esclusione che, secondo le forze di opposizione, dimostrava la rinuncia dell'amministrazione a realizzare l'opera. Con questo atto, invece, secondo l'assessore ai lavori pubblici Francesca Bresciani, si conferma la priorità della rotatoria. La Giunta Municipale ha appena approvato un progetto importantissimo, un atto di indirizzo. È un impegno che ci eravamo presi con i nostri concittadini, è un impegno che verrà portato a termine e con questa delibera si inizia l'iter sicuramente complesso, ma con il quale poi andremo a trattare, a fare una convenzione con ANAS per poi arrivare appunto a una progettazione e a una definizione, realizzazione definitiva dell'opera. Intanto prende forma un'altra rotatoria, quella all'ingresso di Pietrasanta, l'ex Pesa, discussa e attesa da molti anni, che andrà a regolare l'intersezione fra il sottopasso Avis e via Marconi, un'infrastruttura che, secondo il sindaco Giovannetti, restituirà in tempi brevi sicurezza e decoro all'area di accesso al centro storico. Parliamo di solidarietà adesso, l'ordine